Giocare per imparare, simulando camminate sull'acqua, schiacciando le foglie autunnali o, come in questo caso, palloncini, catturando i pesci prima degli orsi, rispondendo a domande in inglese e francese, di educazione stradale e molto altro. Fantronic è l'innovativo strumento didattico dedicato ai bambini con bisogni educativi speciali, ma non solo a loro, a disposizione dell'Istituto Scolastico Giovanni XXIII di Isernia. Nel corso della presentazione, presso il plesso di San Lazzaro, una dimostrazione delle possibilità in termini di stimolo e interazione offerte ai bambini alle prese con il pavimento interattivo. Sicuramente i vantaggi sono che i bambini sono più motivati ad una scelta, a svolgere un'attività per loro particolarmente difficile. Se il gioco prevede un giocatore, allora il bambino con l'insegnante, quindi nel rapporto 1-1, utilizza questo strumento, altrimenti ci sono dei giochi che prevedono più giocatori, addirittura anche permette di dividere la classe in due squadre, due, tre squadre, e quindi i bambini rispettando il proprio turno giocano e completano le attività proposte dall'insegnante. Il movimento del bambino viene rilevato grazie a dei sensori. I dati vengono poi elaborati dal computer e proiettati sul pavimento. Ci sono dei giochi esclusivamente che riguardano la matematica, l'italiano, scienze, geografia, giochi di logica, riordino di sequenze, sia numeriche, di oggetti, e permette appunto ai bambini di interagire in modo del tutto innovativo. È veramente uno strumento straordinario, perché permette ai bambini disabili, con qualunque tipo di disabilità, ma in verità a tutti i bambini, di giocare e di imparare giocando. I bambini possono giocare con i piedi, possono rotolarsi, possono scegliere le varie opzioni. È veramente uno strumento molto molto bello. Non finiremo mai di ringraziare i Lions, l'Unione Italiana Ciechi, i centri di consulenza di tipo didattica che hanno voluto questo progetto fortemente e che ci hanno donato questo strumento. L'auspicio che sempre più scuole, in un futuro non troppo lontano, possano dotarsi di un simile strumento, facilitatore dell'apprendimento in situazioni difficili e di dinamiche volte all'inclusione.